Dunque, grazie di essere qua. Siete nel caffè culturale e nella libreria Libri al Centro. Ci sono tanti visi nuovi, quindi velocemente due parole sul caffè culturale e poi sulla libreria. Dunque, il caffè culturale è un'associazione culturale senza scopo di lucro. E il nostro obiettivo è quello di cercare di portare delle cose nuove a Lugano. E anche quando parliamo di interpreti famosi e già noti, cerchiamo di fare qualcosa di diverso, come per esempio questa serata. Insomma. Quindi in questo caso ascoltiamo sicuramente Claudio, ma parliamo anche del suo libro e quindi dei suoi quadri e della sua arte da un punto di vista visivo. E il Caffè Culturale, come poi potrete vedere sul nostro sito che è caffèculturale.ch, a cui potete registrarvi per ricevere poi automaticamente i nostri inviti. Le attività che svolgiamo sono appunto moltissime, quindi non solo musica, presentazione di libri, ma anche poesia, musica e poesia, e comunque tante iniziative che servono a movimentare un po' la scena culturale di Lugano. La caratteristica principale nostra è che noi diamo spazio al pubblico, ovvero non facciamo delle operazioni di comunicazione monodirezionale, ma cerchiamo anche di creare un'interazione, anzi spesso e volentieri dobbiamo cacciare via le persone dopo una certa ora perché devono chiudere e in realtà c'è ancora voglia di parlare e di discutere, perché abbiamo notato che la maggior parte degli eventi e delle iniziative hanno questo difetto, cioè c'è sempre qualcuno dietro una cattedra che parla e poi il pubblico gli si lasciano sempre 5 minuti e non c'è mai modo di dialogare seriamente. Quindi anche questa sera lo faremo, prima di iniziare la parte musicale lasceremo un po' di tempo al pubblico per commentare, eccetera. E io sono Marco Cassiano, sono il presidente di questa associazione e Claudio Taddei, se siete qui probabilmente lo conoscete benissimo, però comunque adesso lo intervisteremo, quindi si farà conoscere ancora meglio e ci racconterà chi è e perché. A noi ci interessano molto i perché, io ti farò tante domande sui perché. Più che sulla storia e la cronologia, che la potete anche leggere sul sito che l'abbiamo riportata integralmente. Ecco, cominciamo direi. Allora, Claudio, innanzitutto, va bene, tu sei ticinese, però in realtà hai un sangue sudamericano, giusto? No, su, Sud, proprio su. ok, sudamericano, perfetto. La città più al sud del mondo, la capitale più al sud del mondo, Montevideo. Ok, allora, che cosa di queste tue due identità ha influito nella tua, diciamo, nelle tue arti, chiamiamole così, perché qui non parliamo di un'arte sola, ma sono almeno due o tre. Ma penso che diciamo, è spezzato come tutte le cose, un po' nella mia vita, un po' un piede da una parte, un piede da un'altra. Anche la musica mi vedo più con lo spirito di là, è nata più, anche se la pittura è sempre stata presente, no? Ma Una musica più latina, diciamo così. mi sembra come che è esploso tutto più in Sud America, in Uruguay. Quello che ritrovo più che altro quando venivo, parlando tempo fa, no? Quando venivo in Svizzera era quella voglia di dipingere, era più una, non so perché, non so Quindi in qualche perché. modo la Svizzera possiamo dire che ha trasformato in pittura la tua vena musicale? Ma c'è sempre stata, forse perché la univo tanto alla infanzia, guarda, il periodo quando vivevo con i miei genitori, che mio padre dipingeva, c'era questo ambiente, nella famiglia si viveva tanto l'arte, la pittura, mio padre, suo zio, anche pittore molto conosciuto in Ticino, Luigi Quindi, Taddei, avevano questa, oltre ad essere lo zio, ma c'era questo affetto reciproco speciale, il fatto di essere Artisti. artisti. E
E questo... Questo ti ha contagiato fortemente. E questo sì, io andavo a mio padre alle esposizioni o alle estemporanee e andavo, quando lui dipingeva, andavo per terra, dipingevo con... prendevo la mia, un pezzo di legno e cercavo anche di fare, di imitare, e di, mi piaceva anche quel mondo, mi piaceva andare a queste esposizioni estemporanee, queste, mi piaceva quel mondo, l'atelier anche mi piaceva, andavo anche da Luigi con mio padre, mi ricordo il weekend che si rincontravano, si ritrovavano tra, diciamo, si incontravano loro a parlare così nell'atelier e io li accompagnavo. Quindi è impossibile in qualche modo separare o dare delle percentuali tra quanto ce l'hai proprio nel DNA e quanto alla fine ti è venuto fuori vivendo fortemente in quel mondo, in quel contesto. Sì. Che spesso l'artista così esplode da un completamente fuori contesto. In tuo caso invece sei esploso come artista, ma in realtà avevi comunque una situazione proprio familiare molto, molto forte. E dopo in Uruguay con la musica, subito la musica, fai un brano che picchia forte nelle radio e automaticamente già tutti lo ascoltano, sali sul bus e c'è la tua canzone, e tu sei lì che paghi il biglietto e dici, cavoli, stanno ascoltando il mio brano, e dopo sali in un altro bus o torni e c'è ancora il brano, comincia così, e dopo lì comincia quel boom che non capisci neanche come, e mi sono ritrovato a fare musica praticamente era il tuo lavoro, era il mio lavoro, che in realtà lo è tuttora, no? È tuttora, sì. Ecco. E dopo la pittura era un po' più che altro a casa, tranquillo, più intimo. Non so se mi hanno informato bene, però pare che tu non solo dipinga, come dire, nel segreto delle tue stanze, ma che tu sia in grado di dipingere, come dire, improvvisando, esatto? Ci hanno informato bene? Ma sì, ma ne sto facendo adesso nei concerti investigando su questo campo, la musica con la pittura e amplificando le tele con dei microfoni. Ah, addirittura. Percuotendole interviene la pittura sul suono, sulla musica. E allora comincia un po' questo dialogo che mi piace, perché è proprio creare nel momento, un po' tornando a offrenda presente, a vivere il presente artisticamente, essere lì a creare. Ed è come una cosa che va da sola, non sai neanche cosa stai facendo, è una cosa un po' strana. Anche se hai un'idea, perché dopo ci sono temi ricorrenti. Che ho simboli che utilizzo, così, che ci sono, che vogliono dire qualcosa in fondo, e questi sono... ci sono in queste improvvisazioni, comunque sono quadri che nascono nel momento. A volte va bene, a volte meno, dipende un po'. Beh, non ci crederai, ma in realtà anche io qualche volta, diciamo, mi diletto nella scrittura, e uno penserebbe che la scrittura non... così come la pittura non possa, ma sì, magari la pittura sì, è più spesso l'improvvisazione. Però normalmente, no, si associa all'improvvisazione più, ecco, appunto alla musica, eccetera. Sì, la pittura può essere una pittura estemporanea, ma non proprio in diretta live come la fai tu. Ma in realtà spesso è così anche per me, nel senso che io inizio un racconto o anche una poesia, paradossalmente, in certi casi, e non so dove andrà a finire. E secondo me un po' la caratteristica dell'artista è proprio questo, di riuscire a padroneggiare lo strumento al punto che lo strumento diventa un mezzo per poter lasciare lo strumento parlare. E quindi è lo strumento che diventa arte, quasi che l'artista scompaia. Esatto.
è quello. Non so se mi spiego. Sì. Cioè, in altre parole, questo potrebbe essere un modo completamente diverso di vedere l'artista. Oggi viviamo in una società molto personalistica, no? E tu stai facendo anche questo lavoro, che purtroppo qui, essendo libreria, non abbiamo potuto realizzare, diciamo, sì, fisicamente, però diciamo in qualche modo è la stessa cosa che fai tu, nel senso tu dici io non sono un pittore quando io metto la musica e dipingo, ma io sono la pittura, da oltre, non sono più io, sono io che mi faccio mezzo del mezzo, cioè del fine, alla fine, mi faccio io mezzo del fine. E non è un gioco di parole, ma insomma, secondo me è interessante questa cosa che fai. Anche perché sei anche pronto al fallimento, no? Nel senso, certo, a volte scrivi una cosa che non è bella. Anche l'errore, sbagliare, e vederlo come una cosa positiva. Certo. Perché alla fine anche tu fai delle righe che sono storte o quello che è, ma alla fine quello esiste, è un messaggio, è qualcosa, ed è un movimento, può essere una dinamica, può essere, secondo me sì, è lasciare andare e cercare di non pensare. Uh-huh. Quando tu cominci a dire adesso sto facendo questo, è quando comincia il blocco, e dopo non c'è più quella scintilla che dicevi te, che dopo tu stai percutendo, sta suonando, i colori cominciano a manifestarsi come vogliono loro, ma comunque sai dove qui è troppo, qui è meno, di qualche maniera c'è questo dialogo che comincia a, certo, andare, e la musica fa parte, perché poi ricordo per esempio una volta dipingendo un sole che c'era qui dentro aspettando l'estival, che c'era, abbiamo suonato con Eugenio Finardi e Piotr, un violinista molto bravo dell'orchestra qua della radio, e come facciamo sempre ci sono parti di assoli, e lui ha cominciato a fare questo assolo e si vede che si è cominciato a, non so, è stato un po' impazzire, ha cominciato a gasare, a fare delle cose che ha portato un po' a tutti musicalmente a incominciare a entrare in un'altra energia. Automaticamente quello che stavo dipingendo era un'altra cosa, è automaticamente cambiato. Cominciavo, certo, a avere anche un altro movimento, e se cominci a pensare quello che stai facendo, dici no, cosa sto facendo? Già, non sei, infatti non molti sei artisti più, si drogano pesantemente proprio per poter non avere vincoli, no? Diciamo. Certo. Comunque è difficile a volte, perché c'è anche quello, quando tu sei col pubblico a volte dopo dici, soprattutto prima, no? Dopo che incomincia, chiaro, la cosa parte. Però all'inizio il blocco che ti guardano, che, sì, che sanno, vedono. Se non funziona o se i microfoni non vanno, e comincia con tutte quelle storie lì. Ma è vero, le cose devono andare come vogliono loro. Sì, sì, diciamo, quindi l'artista come interprete, come strumento, come del resto diceva Italo Calvino, no? In qualche modo lo scrittore svolge una funzione, così se potrebbe essere anche il musicista o anche il pittore. In fin dei conti lo scopo, no, dell'artista, io lo dico sempre, infatti poi dopo normalmente dopo che lo dico si litiga, perché è dell'artista non dovrebbe essere di parlare di sé, ma dovrebbe diventare, diciamo, lo strumento affinché si parli degli altri. Cioè sono io pubblico che mi immergo nell'opera perché l'opera rappresenta qualcosa che io sento dentro, no? Quindi come se fosse l'opera d'arte uno specchio nel quale io mi guardo, e questo specchio crea una deformazione che a me appare come una capace di darmi un significato, un valore che io normalmente non riesco a cogliere, no? Cioè, paradossalmente dovrebbe spiegare, dovrebbe illustrare così. Ecco. Già io per esempio farei subito una domanda, se chi è d'accordo con questa visione artistica. Siete ancora freddi? Non succede niente, anche se non è d'accordo, tanto ormai siete dentro. Va bene, lasciamoli scaldare un attimo. Ecco, allora Claudio, parlaci un attimo, innanzitutto qualche domanda sul libro, che ovviamente potete in questa serata non solo acquistare ma avere anche l'autografo
e la dedica di Claudio, quindi diciamo approfittate di questa opportunità. Come ti è nata l'idea di scrivere un libro Ma ecco, di quadri venendo dalla musica? veramente non è, perché uno anche ieri mi ha chiamato per fare un'intervista, che hai scritto un libro, è una cosa troppo, non va per me quello, è una cosa, io mi sono permesso di colorare un Ecco, libro, ok, l'hai l'ho colorato. fatto, ecco, così, un po' Il libro di diciamo, figure dei non è, bambini, esatto, ecco. mi vedo più in una cosa così. Allora. Perché mi sembra che a volte così hai scritto un libro, non è quello Beh, è il chiaro. campo, Più che altro ecco. parliamo di fotografie, di quadri, insomma, Ecco, sì. e più che altro è come faccio le cose, mi sono divertito a giocare con le immagini, a mettere delle letterine che penso che avevano a che vedere con il quadro, con il testo della canzone che forse ha ispirato il quadro quando si è fatto nel concerto. Sono tutti quadri, tutti praticamente quadri fatti nei concerti, alcuni ritoccati dopo nell'atelier, ma sono partiti così. Quindi è un libro di musica dal vivo, in pratica. Un po' così. Sì, sono quadri e visioni, alcuni non sono neanche interi, nel senso sono proprio parti o dettagli. Ed è stato molto divertente. È la prima volta che faccio una cosa così. È stato molto Poi il libro divertente. rimarrà in libreria anche a disposizione se volete poi tornare. Magari poi ne apriamo Sì, uno lo così. Ecco, possiamo aprire anche adesso. sì, così lasciamo la possibilità anche alle persone di dargli un'occhiata, insomma, di guardarlo un attimo. Cioè, ecco, questo è un testo di Giochi Marti che è qua presente anche. Abbiamo, Salutiamo. cioè, ci sono testi di alcune canzoni e alcuni pensieri. È stato Ecco. fatto per Fontana. Il libro l'hai stampato qua in Ticino. In Ticino, sì. Quindi Perché dici diciamo, così? nel senso che anche dal punto di vista nazionalistico ha il suo peso. La cosa interessante quando io ti ho scoperto per la prima volta guardando Ah, questo sì. libro, sì, nel senso che mi sei stato raccontato e avevo questo libro tra le mani e quindi. E la cosa che mi era piaciuta dei tuoi quadri, diciamo delle tue creazioni, era quello, ma ripeto, poi si va sempre a discutere su questo, è che c'era del lavoro dentro, nel senso che c'era del lavoro dove non si gioca con la presunzione dell'artista, nel senso che spesso, ecco, si pensa di essere artisti, no? Se uno mette dei colori, dice, qui l'artista ha voluto dire, io mi divertivo con la mia professoressa di storia dell'arte proprio su questa cosa, no? Lei mi faceva vedere dei quadri, io davo delle interpretazioni, ovviamente non sapevo nulla di quel quadro, però inventavo. E lei, oh, che bello, mi dava sempre 8, 9, 8, 9, perché io commentavo il quadro, no? E cosa facevo? Sì, Mi a inventavo, dire, cioè qui chiaramente l'autore ha voluto dire, cioè, e si può fare su quasi qualunque cosa. Quando vedo un prodotto creativo che invece non è una frode al fruitore, ma c'è del lavoro, c'è della passione, c'è dell'elaborazione, io a quel punto dico, ah, questo è un artista che mi dice qualcosa. Ovviamente, ripeto, è soltanto sempre il mio punto di vista. E in particolare era molto bello questa cosa che tu fai, adesso poi lo vedrete, insomma, chi non l'ha visto già i quadri, di inserire le figure, no, all'interno delle parti, ecco. Cioè, questa è stata una delle cose che mi è piaciuta di più, devo dirti la verità. Adesso non si vede, però comunque si tratta di una mano e nelle dita della mano ci sono i corpi di una donna. Sei dita. Come? Sei dita. Sì, beh, giustamente le mani, diciamo, di un artista devono avere anche un dito in più, insomma. Quindi, ecco, sì. Facciamo poi lo potete guardare con dettaglio. Ecco, come ti è venuta questa ispirazione, se si Ma può. è anche come dicevamo prima, quando Sì. cominci a lasciare andare, le immagini vengono anche da sole. A volte le puoi anche
cercare. Boh, fino a che punto vengono da sole le cerchi, no? Anche c'è quello. Ma quando entri e sei partito, stai facendo, le cose hanno. Le cose vengono da sole. Come mai questa donna è incinta? C'è qualche ragione particolare? Ma è la. La donna incinta è un po' come. È la vita, no? Sì. È passato, presente, futuro. Sì. È tutto. È la bellezza. È l'amore. È l'amore. Un amore puro, se così possiamo dire, perché la donna incinta normalmente si anima di quella bellezza, no? Che uno guarda una donna, capisce che c'è qualcosa che di diverso da quello sguardo che viene solo se sei incinta. No? Sì, è quello alla fine. Bene, volete fare qualche domanda intanto a Claudio prima di iniziare a sentirlo, ad ascoltare anche la sua parte musicale? Mi aiutate a fare qualche domanda? Stasera sono. Hai fatto altri libri? No. È il primo libro. È la prima. È il primo libro. È il primo libro che faccio. E sai un titolo di una canzone che fai adesso? Sì. Penso saperlo. Posso anche ascoltare suggerimenti. Va bene, se qualcuno ha. Avete qualche cover da suggerire? Accidenti, non mi è mai capitato che il pubblico mi intervenisse. Sono netta. Magari dopo. Sì, va bene, allora io direi: ascoltiamo Claudio, cominciamo a scaldarci. E poi magari gli diamo spazio dopo a. Volevo ringraziare a Marco e a Caffè Culturale per questo invito. So niente, dici che saranno mai dopo quel che abbiamo vissuto. Per noi prima e per noi ora, per quel che faremo ancora, chiedo che sia scomio. È vero che tutto cambia come dice una canzone, ma però a me dice il tuo sguardo che è soltanto un'impressione. So che ci guida il destino e lui decide dove si va, ma tu lasciami stanchi accanto tutto quello che mi va. Le pio e io già para che siga la luz. Io le pio a Yema già che va che parto te ferero para che siga la luz al branco del presidente. Por lo camino che il tiempo nos invito a pasear y los ojos de nuestros hijos. Por todo lo que aprendimos y todo lo que vendrá, siempre voy a estar contigo, siempre te voy a tocar. Ya sé que manda el destino, él dice lo que hay que ver, pero déjame pasar contigo lo que falta por hacer. Yo le pido a Dios ya, para que siga la luz. Yo le pido a Dios ya, que va que pago de febrero, para que siga la luz, alumbrando. Yo le pido a Yemanjá, doy toda mi ofrenda al mar para que siga la luz. Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yemanjá que baje palo de febrero para que siga la luz, alumbrando desde el cielo. Y yo le pido a Yemanjá, doy toda mi ofrenda al mar para que siga la luz. Prendo mi vela en la arena, yo le pido a Yemanjá que baje palo de febrero para que siga la luz. Na 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 na.
lui come mi prenda il mal, para che sia la luz, predomine la arena, yo le pido a llevarla, che va, che palo el herrero, para che sia la luz. Allora vi parlo un po' anche da, dal paese dove sono nat, perché mi parli molto bene un dialetto. È un paese, come dicevo prima, forse è la capitale più al sud del mondo, e è un paese, Montevideo è una città del puerto, è una città al mare ed è stato il porto naturale di tutta la parte proprio del sud, Argentina, Paraguay, dove entravano in questo estuario il rio Uruguay e il Paraná, non mi ricordo neanche più io, che memoria. E arrivavano tutte queste barche a Montevideo. Quindi c'è un po' questo che si assomiglia un po' a alcune cose con questi porti, come Napoli, come queste città dove si cucina, si cucinano un po', ci sono diverse culture che si mischiano. E los negros africanos hanno portato il candombe, no? Il candombe, suonavano. Cuoio su delle botti che erano, credo che erano botti di olive, e hanno inventato questo ritmo che si chiama candombe, che fa un po' così. Noi li facciamo di nuovo, che così dice meglio. Ecco, questo è il tamborcico. Mediano e il tamburo ciccione. Il tamburo ciccione. E dopo c'è il tamburo che fa fantasia, no? Come giocatore di calcio, come Diego Forlán, e dopo l'altro che non mi ricordo che giocava nel Napoli, adesso nel Sant'Etienne. Adesso è bello vederli nei barrios, nei quartieri, 50, 60, che suonano questi tamburi, fanno un macello della Madonna, ballerine, poi altri personaggi con le bandiere, ognuno fa le sue cose, io sono intorno con gli vestiti, ci sono anche i travestiti, cioè, ci sono di tutti, ci sono tutti i colori, ma si fa un macello, ma bellissimo, i quartieri, ogni quartiere ha la sua comparsa. Y se acomoda el aire, pájaro, pájaro.
la pinta nel secondo. Horas de dolor, y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. Lau, 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 lau. La vieja que aceptó en el colillo, tuyo es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. Grande Lara, grazie. Forza. Il coro, coro femminile, così. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo planearon mi siente la lau. Sentí que su soplo la vida, que pequeño no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a toparse con mi vida. Tengo miedo de la noche
que poblada de recuerdos en mi soñar, porque el viajero que huye tarde o temprano tiene su andar. Clau, 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 clau. Y aunque el olvido que todo me truye lo haya apagado mi vieja ilusión, traigo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón volverá. Con la frente marchita, las nieves del tiempo latieron mi sien. Sentí un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví, shalala, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro. Otra vez. Bisogna piangere con Dan. Adesso vi lascio una canzone che è dell'ultimo disco, che si chiama Intuitivo, che l'ho scritta proprio quando usciva questo libro, quindi è anche lì. Yo te quiero decir que no tengo palabras para odiarte. ¿Qué le voy a hacer? Soy flojo en eso y no tengo rencor. Porque no me importe que realmente no siento formar parte. Te digo más, así como vino, 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 se me olvidó. A veces me caliento porque pienso que me estoy volviendo mediocre. Si pienso fríamente o si me doy manija nomás. Pero la verdad es que a mí no me importa ni tanto ni cuánto. Pasa es que tengo mucha pena por vos. Qué lástima me da que no seas coherente y que sonrías todo el tiempo por quedar bien. Qué lástima me da que no vengas de frente y que parezca que todo te importe realmente. Qué lástima me da. Sabe, el tiempo manda y dirá todo lo que sabrá. Estás seguro de que todo lo que haces, haces es muy coherente. Como un grito enfermo que te anula y dispara cuando hay que actuar. Que lástima me da.
sale. Qué lástima me da a la Leolú. Qué lástima me da a la Leolú. Qué lástima me da. Grazie mille per la serata, per l'invito. Non lo so. Andiamo avanti. Andiamo avanti, lo so. Dove? Facciamo. Non avevi delle cover? Del cover. Ho un brano assassino che fa così. Che fa così. Thank you.
la luz, condenado por la mar. Shalalala, shalalala, ba, oh, shalalala, shalalala, tre, ba, shalalala, fino alla fine, tre, ba, tu, tac, shalalala, shalalala, wah, shalalala, di un capo, di un grande maestro che ho conosciuto nel rientro quando sono tornato qua da 10 anni fa, dopo il 2002, perché veramente lo conoscevo. In Uruguay arrivano arriva un altro tipo di musica italiana, e trovo questa canzone una canzone sudamericana. Scusate. Mera che porta via la vita. Era che non si vedevano una vita intera così dolce e nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mano solo, che ammazza e passa molti. Nera come la fortuna che si fa Natale dove non c'è luna. Nera di salve a mare, che passano le palle. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere. È venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come un solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta altro che benedetta, acqua che porta mare, sale, 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 acqua che spacca il mondo.
soffia su un galo dell'onda e la rotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli finti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare complicità, maledire. Ed acqua che stringe i fiali, tonnali passanti. Oltre il muro dei ferri si risveglia la vita, che ti prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto un giorno la certezza di aversi. Oh, 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 oh. Sera adesso si ritira, passa sfilata la gente come un innocente che non c'entra niente, fretta come il dolore, dove ce n'era senza cuore, chiamate e la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti collati da ogni giro di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza del bel mezzo del cielo che adesso le avanza, così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero. Facciamo un alleluia a Fabrizio Gabè. Alleluia, gloria in excelsis Deo. Alleluia, gloria in excelsis Deo. Quella è la partita. Bene, quella era. Allora, a parte il stasera abbiamo un pubblico timido. Allora, ringraziamo Claudio intanto perché riesce, come dire, da solo, con, grazie a qualche ritrovato tecnologico, ma fondamentalmente ha una incredibile passione e vitalità. Anche questo quello, succede quello del momento, con sì, un po' con la tela, perché anche può andare male. Sì. E poi è anche bello perché, per esempio, prima è partito un brano che normalmente è molto più veloce, ma non so perché è partito così. E dopo ti devi come adattare al momento mentre lo fai, con quella carenza, con quel swing, e già la versione è diversa automaticamente. Beh, diciamo, è la tecnologia, ma è molto è come una cosa proprio vera, è come una cosa che stai, non sono quelle cose che tu schiacci e dopo è una cosa che già non è la base, che è. Infatti devo dire che appunto non è molto frequente vedere chi improvvisa anche in questo, nel senso, perché comunque è una tecnologia che, come avete capito, adesso non so, magari non tutti intendono tecnicamente, lui attraverso la pedaliera registra dei pezzi che poi vengono riprodotti, sovrapponendo vari pezzi di se stesso su se stesso, compone un'ipotetica orchestra o base o quello che sia. Però questo viene fatto, diciamo, dalla sua stessa voce, nello stesso momento in cui lo vedete, non è niente di preparato perché appunto viene inciso nello stesso momento con la sua stessa voce.
E questo un po', forse quello che fai con la pedaliera è un po' quello che fai con i quadri, no? In fin dei conti, cioè tu dici va bene, io ok, i colori sono questi, gli strumenti sono questi, le note sono queste, però sono non so quanti milioni di anni che l'uomo fa musica, almeno comunque svariate migliaia che noi sappiamo con certezza, e si continua a fare musica e sembra sempre diversa. E allora uno si chiede come sia possibile, no? Continuare a produrre qualcosa di nuovo, pur essendo gli strumenti alla fine più o meno sempre gli stessi, perché anche in queste nuove tecnologie che noi stiamo andando a utilizzare, quindi pensiamo, non so, al famoso tecnologie multimediali, poi stringi, alla fine sono le stesse cose, nel senso. E ecco, il mondo, quello che si apre in qualche modo, secondo me, ti lancio una provocazione per il prossimo concerto, okay. È il mondo del 3D, virtuale, ecco, quindi esatto, quindi magari possiamo organizzare, se abbiamo qualche esperto di 3D ticinese, una bella scenografia interattiva che viene, come dire, realizzata in tempo reale mentre tu suoni, no? Non ti chiedo a te di diventare un esperto di 3D, perché normalmente sono dei personaggi, diciamo, che particolarmente diciamo particolare, appunto. Avete qualche domanda, Claudio, adesso ex post o no? Ma io voglio solo chiedere che musica ascoltava quando dipinto la chitarra. Quando dipinto la chitarra ero al mare. Ascoltare tua musica? No, veramente ero proprio quando sei al mare, ascoltando la natura. Ero più così, non stavo ascoltando musica. Era... Tanto tempo fa. Beh, natura e musica. Volevo dire, non pensavo che volevi sapere una cosa più Bravo. Concreta, sì. Ma è stato, credo che 4 anni fa. Li metterai all'asta un giorno. I quadri? La chitarra? La chitarra no. No. Hai qualche erede o qualche discepolo o qualche allievo a cui stai, come dire, insegnando il mestiere, hai trasmesso la tua passione al momento? Ma no. Quindi non hai seguaci in Ticino che, come dire, ti imitano? Ma penso di no, non lo so, veramente non lo so. In Uruguay? In Uruguay sì, qualcosa c'è, sì. Hai dei follower, diciamo. C'è una band che si chiama la Taddei Blues. Ah, fantastico, veramente? Sì. Bene. Senti, ma hai pensato di crearti una pagina su Facebook invece di avere 3 account di 5.000 utenti che per mano sì? Ti chiedono amicizia, allora dico, boh, vado in un altro, 3, chiedi amicizia là. Sì. No, è spettacolare, esatto. Però ovviamente per te è un lavoro triplicato. Dico, sì. Ti do un suggerimento tecnico, se crei una pagina, rimane sempre quella. C'è una pagina. Sì, no. Non è, il tuo Facebook lo lasci solo ai 4 amici, diciamo, più stretti. Perché comunque, appunto, Claudio... al di là di tutto è comunque un autore molto 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 seguito, e io devo dire che questa volta è la prima volta che ho il piacere di vederti dal vivo, perché mi sono, come dire, documentato soltanto sul web e sui dischi che mi sono stati dati, però devo dire che dal vivo è un'altra cosa, nel senso, perché comunque mi piace questa improvvisazione, insomma, e secondo me l'arte è questa, è la capacità di raccontarsi, ma anche di far uscire qualcosa da noi stessi che magari eravamo latenti, a un certo punto scopriamo. Ecco, per esempio quella base africana che tu hai, ecco, quella mi è piaciuta molto, perché fin dei conti noi che siamo in una vita fatta di 4/4 o in ottavi o in sedicesimi, a seconda di come uno la vive, avere, come dire, qualcuno che riesce a farti capire che esiste anche un non ritmo che però può essere armonico, secondo me è un messaggio importante, no? Giusto? È giusto, grazie. Io sto zitto, però vedo che nessuno mi ruba la parola. Eccola, dai! Ma questi due quadri che ti sono qua sono nel libro? Questi due no. I quadri del libro sono un po' in giro. Sono esposti, questi li ho portati qua
per fare anche vedere un po' dal vivo come sono. Secondo te quante canzoni hai già scritto? Ma sai che non lo so, non le hai contate. Non lo so. Lei magari vuole sapere se sono 10, 100, 1000. No, saranno, sì, per dire, lo so, 200, 300, forse di più. Ci sono tante che le ho scritte che sono rimaste un po' nascoste, non le ho mai pubblicate in disco, in dischi. Allora faremo il prossimo concerto, sarà gli inediti. Dale. Ok. Facciamo, lo facciamo. Va bene. E magari cerchiamo di trovare una location schermata in modo che poi anche... Poi io ho portato anche le cose, ma dopo non mi ricordavo che lo spazio era così e logicamente tanti libri, allora ho lasciato tutto là. Grazie che mi hai aiutato oggi a allestire. Come, scusa, qual è il tuo nome? Andrea. Che mi ha dato una mano a portare lei qua, a allestire, a mettere tutto un po' in ordine qua. Ecco, anzi, questa volta devo dire che sei stato l'unico artista che abbiamo avuto in un anno fino ad oggi, perché più o meno è un anno che operiamo. E ha coinvolto un elevatissimo numero di dipendenti della biblioteca, della libreria, perché evidentemente il tuo carisma proprio sale anche al piano di sopra e porta giù. Bene, allora se non ci sono... vai! Hai mai pensato di fare un film della tua vita? No! O un libro o un'autobiografia? Il regista sono io, del tuo film. Ok, va bene. Ti ringrazio dell'idea. No, film no, poco fa mi hanno chiamato per fare un documentario che vogliono seguirmi dall'Uruguay, che adesso che mi dici mi ero dimenticato perché mi hanno chiamato tipo 2 o 3 settimane fa e non ho ancora risposto e dovrò chiamare perché è una persona che è qua a Ginevra e vorrebbe fare qualcosa. Sì, devo dire che io ho avuto qualche difficoltà per avere la conferma del concerto. Sono arrivato alle minacce, alla fine ho detto, che fai, mi minacci? No. Sono arrivato a dirgli che avremmo fatto il concerto anche se lui non c'era. No, sinceramente proprio questi 2 o 3 mesi è proprio una cosa da pazzi, tutto. Per quello è stato un po' così. Bene, ma comunque il film è una buona idea però, mi sta dando una buona idea. Ma che autore prenderei per citare tu? Ma se stesso? No. Deve essere un autore come, non lo so, Tom Cruise o come... Deve essere un bravo zoppo. Allora deve venire dal metodo Stanislavski. Sì, sono i metodi quelli che dove l'attore deve diventare quello che rappresenta. La tecnica dove c'è gli animali, l'attore deve prima imparare a fare tutti i vari animali, poi quando diventa più bravo deve fare i vari ruoli, quindi lo zoppo, il cieco, il sordo, il muto, sì. E quando è riuscito a farsi tutta questa miriade di ruoli, può chiamarsi attore. Robert De Niro è uno di questi. È un mostro, sì. E cosa fai? Tu quando reciti devi richiamare questi personaggi, no? Cioè tipo faccio il boss mafioso come una rana, allora tu riattivi nella tua mente rana e quindi diventa interpretazione fantastica, Robert De Niro unico al mondo. Certo, cioè lui l'ha fatto come una rana quando uno normalmente farebbe personaggio boss, no? Invece no, lui prende la rana. Poi mi fai una rana mischiata con un po' di gatto e ci metti sopra una spolverata di cieco. Allora viene fuori un'interpretazione fantastica. Questa è la scuola forte. Strasberg, Stanislavski, studiosi. Evo? Bene, allora per il film adesso iniziamo a scriverlo. E l'attore dobbiamo pensarci, ma io sarei bell'idea che deve essere lui l'attore. Lo facciamo, dai. Bene, grazie Claudio, grazie a voi. E il 18 dicembre abbiamo la presentazione di un libro che è il mio amico Giulio Cesare. Praticamente Giulio Cesare torna nei tempi moderni e racconta, cioè esplora il mondo e poi si innamora e non sappiamo cosa succede. Grazie. Avete a disposizione il libro. Se volete appunto approfittare dell'autore, io vi lascio. Sì.
Ricordatevi di registrarvi sul sito caffèculturale.ch, sotto ci sono anche i volantini, se volete, lì c'è il CD in vendita. Hai che usi da